ragazzi, un saluto da Corinaldo, un piccolo paesino molto caratteristico sulle colline marchigiane a due passi da Senigallia. Ragazzi, che vista qua direttamente sulle colline. Vista da qua sembra quasi un quadro. Io sarò qui un paio di giorni ospite di Fujifilm per il Summer Jamboree di Senigallia, il più grande festival internazionale della cultura americana degli anni 40 e 50, di cui Fuji è sponsor con il suo brand Instax. E già che ci sono, ho pensato anche di approfittare di questo video per raccontarvi 5 cose che ho imparato in questi anni su come si realizza un vlog. E come ogni vlog che si rispetti, iniziamo dal room tour. Questa è la stanza che mi hanno assegnato. Ovviamente, vista la stagione estiva, per fortuna c'è il condizionatore, mentre da questo lato abbiamo il piccolo bagnetto funzionale con tutto quello che serve. Fujifilm, come detto, è sponsor dell'evento con Instax e qui abbiamo una bella busta di gadget di benvenuto che adesso andiamo ad aprire insieme. Abbiamo intanto dei braccialettini colorati con la scritta Instax, una catenella da mettere al collo con magari un porta badge sempre con la scritta Instax, e poi qui abbiamo il pezzo forte, ovvero una Instax Square SQ40. Questo davanti a me è il santuario dedicato a Santa Maria Goretti. Creare un vlog sembra semplice, ma in realtà richiede un sacco di lavoro dietro le quinte, e almeno per me una delle difficoltà maggiori che ho è il parlare in pubblico davanti alla fotocamera, cosa che mi riesce, diciamo, ormai abbastanza bene dopo quasi 6 anni nel mio studio, ma quando devo andare in giro a vloggare è una cosa che mi mette sempre un pochino in difficoltà, ma perché di base io sono una persona abbastanza riservata. E secondariamente fare un vlog è tutt'altro che facile, perché oltre a fare effettivamente le cose in prima persona, bisogna anche riuscire a far vedere che cosa si sta facendo al pubblico. E non è sempre semplice, ci sono delle situazioni in cui è davvero complicato. E in tutto questo dobbiamo anche dare una struttura al nostro contenuto, perché altrimenti sembrerà solo una cozzaglia di riprese messe una in fila all'altra senza né capo né coda. A me, ad esempio, aiuta molto scrivere in anticipo il testo del vlog, in modo da avere una struttura e semplificare in un certo senso anche tutta la parte di ripresa. Che, attenzione, non significa scrivere il testo del video parola per parola, sia per mantenere un certo grado di spontaneità, sia perché in un vlog difficilmente avremo il pieno controllo su quello che accade intorno a noi. Ma ad esempio per questo vlog, dopo aver ricevuto dagli amici di Fuji la scaletta delle 2 giornate, ho organizzato qui nelle note sul mio iPhone una mia scaletta dei vari punti da trattare, delle varie cose di cui avrei voluto parlare in questo video, e uso questa scaletta appunto per guidarmi nella creazione del mio contenuto. La stessa cosa che ho fatto anche in passato per i più recenti vlog, ad esempio quello girato a Londra per la Panasonic S5 2X, oppure tutta la serie dei vlog da Tokyo. Forse in un vlog di viaggio il concetto di script può diventare molto lasco, e ci sono anche alcuni mostri sacri del vlogging, chiamiamoli così, come ad esempio Casey Neistat, che possono semplicemente accendere la fotocamera, iniziare a registrare e alla fine comunque riusciranno a portare a casa un contenuto. Ma per noi comuni mortali, noi che non siamo abituati a fare vlog tutti i giorni, beh, già solo avere una mini struttura, una mini scaletta può aiutare davvero tanto. Intanto che apro la Instax SQ40, altro punto secondo me molto importante da affrontare quando si parla di vlog è la questione attrezzatura. Tracolla, batterie. E qui abbiamo la camera, devo dire molto carina ragazzi, con questo rivestimento in simil pelle nera, soft touch,
sicuramente la sfrutterò per fare delle belle foto istantanee al festival. Ma ecco, ritornando al discorso attrezzatura, quello che vi voglio dire è che non serve un setup come sto utilizzando io in questo momento, con fotocamera full frame, filtri ND, microfono, cavalletto eccetera eccetera, per realizzare dei buoni vlog. Se la storia che state raccontando con il vostro vlog è interessante, agli spettatori non interesserà che sia girato con una fotocamera professionale oppure con un telefono. Io stesso ad esempio ho utilizzato il mio iPhone 12 per realizzare sia il vlog sui negozi fotografici a Tokyo, sia il vlog a Londra, di cui vi ho accennato anche prima, per la presentazione della Lumix S5 2X. Poi è ovvio, la differenza di resa dell'immagine tra un setup come questo e un telefono ovviamente si nota, ma quello che voglio dire è: non fatevi bloccare nella realizzazione dei vostri vlog solo perché non avete un setup, chiamiamolo, professionale. Un telefono andrà benissimo. Instax SQ40 assemblata, siamo pronti per il festival. Benvenuti al Summer Jamboree. Ed eccoci arrivati allo stand Fujifilm, che gentilmente ci ospita. Bancarelle, balli di gruppo con musica americana. Non ero mai stato al Summer Jamboree, ma devo dire che mi sta piacendo un sacco. Momento aperitivo con un bel tè freddo, mentre il buon Gianluca... L'ho preso forte, tutti i sensi. Una piccola sosta per bere qualcosa ci voleva proprio, perché ero davvero disidratato, ma la serata non finisce qui, ci sono ancora un paio di cose super interessanti da andare a vedere. Da questa parte la rotonda mare di Senigallia, e qui alle mie spalle, in questo tendone, andremo a vedere uno spettacolo fighissimo. Probabilmente sentite i motori in sottofondo, il Fearless Motodrome. Il parere di un motociclista. Allora, pazzia totale, però mi è piaciuto il discorso. Hanno detto che con 2G effettivamente il casco fa più danni che sicurezza, però pazzia davvero con le ruote, letteralmente. Momento Sunset Lover qua alle mie spalle. Lo spettacolo ovviamente è stato fighissimo, sono dei pazzi totali. Io non avrei mai il coraggio di fare una roba del genere ed è stato molto bello. Sono decisamente cotto. A domani. Al
altro aspetto secondo me fondamentale per raccontare al meglio la storia di un vlog è la musica che scegliete di abbinare alle vostre riprese. Scegliere un brano anziché un altro trasmetterà delle sensazioni completamente diverse allo spettatore. Anche perché, se ci fate caso, tutti i vlog più riusciti sono sempre un mix tra le giuste riprese con la giusta musica di accompagnamento. E qui direi che è il momento giusto per parlarvi dello sponsor di oggi, che è Epidemic Sound, la piattaforma di musica royalty free con tantissimi brani ed effetti sonori di alta qualità che uso ormai da anni per tutti i miei vlog e più in generale per tutti i miei contenuti. Quello che adoro di più di Epidemic Sound, oltre alla sua libreria musicale molto ben fornita e in costante aggiornamento, è il suo motore di ricerca per i brani, che è davvero intuitivo e mi consente in pochi click di trovare quello più in linea con ciò che ho in mente per un dato contenuto, come le canzoni in stile anni 50 che ho inserito in questo vlog. In più, la cosa comoda è che non solo possiamo salvare i brani che ci piacciono tra i preferiti o aggiungerli a delle playlist personalizzate, ma possiamo anche farci suggerire con un click altri brani simili a quello che stavamo ascoltando per avere delle opzioni extra sullo stesso tema. Se volete far fare un salto di qualità ai vostri contenuti video registrandovi dal primo link qua sotto in descrizione, avrete accesso a 30 giorni di prova completamente gratuita di Epidemic Sound. E se poi resterete soddisfatti dal servizio e sceglierete di passare a uno dei loro piani a pagamento, beh, i prezzi sono davvero alla portata di tutti. Grazie ancora a Epidemic Sound per il supporto e noi ritorniamo al vlog. E il quarto consiglio per realizzare dei buoni vlog è: anziché dire adesso faremo questo, adesso andremo da questa parte, eccetera, eccetera, è molto meglio mostrarlo direttamente con le immagini per coinvolgere molto di più lo spettatore. Le prime volte devo dire che è abbastanza complicato non cadere in questo errore, e anche io che non faccio vlog tutti i giorni ogni tanto ci casco. Però, come per tutte le cose, è solo una questione di pratica, imparare dai propri errori e cercare di fare meglio la volta successiva. Alla fine è sempre learn, make, repeat, studia, fai e ripeti. Altra cosa importante è di cercare di mantenere una certa coerenza dei movimenti. Che cosa intendo? Beh, che se in una clip vi riprendete, che ne so, mentre state andando dalla parte sinistra verso la parte destra dell'inquadratura, ecco, nella clip seguente cercate di mantenere lo stesso tipo di movimento, questo per non confondere lo spettatore. Seconda giornata di Summer Jamboree da Senigallia, sole, spiaggia, peccato solo per il caldo. Recuperare le energie in vista di stasera, il pranzo in spiaggia con la piadina ci voleva proprio. Prima però ne approfitto per darvi il consiglio numero 5, che è questo. Ricordatevi che più o meno un 50% dell'efficacia di un buon vlog è data dal montaggio. Abbiamo parlato prima di dare una struttura al nostro video, abbiamo parlato di musica. Ecco, altra cosa secondo me da fare è dare un ritmo alle nostre riprese con un montaggio dinamico che alla fine non faccia annoiare lo spettatore. In particolare cercate di non tenere troppo lunghe tutte quelle clip di transizione magari tra una location e l'altra. E altra cosa che potete fare, se volete fare quel passettino in più, e sempre che abbia senso per il tipo di contenuto, per il tipo di vlog che state realizzando, ecco, altra cosa che si può fare al momento del montaggio è un bel color grading di tutte le clip. Infine, ricordatevi che se vi accorgete in fase di montaggio di non aver detto una cosa importante, oppure volete raccontare meglio le cose che stavate facendo in quel video, oppure il luogo che stavate visitando per il vostro vlog, beh, lo potete fare sempre in post con un bel voiceover. Comunque ragazzi, secondo me Corinaldo è davvero molto carina. Qui c'è tutta la vista sulle colline marchigiane. Qua sto facendo la camminata sulle mura. È una vera piccola perla che vi consiglio caldamente di visitare. Oltretutto sarà perché siamo a inizio agosto, praticamente nel primo pomeriggio, ma qua non c'è in giro un'anima viva. E passeggiando per le strade ci sono tantissimi vicoletti, tantissime zone super pittoresche da visitare. Guardate da questo lato, dall'altro,
tutte le case con i mattoni a vista, che tra l'altro sono anche tenuti benissimo, al punto che sembra quasi un paesino finto. Ecco, forse l'unico lato negativo è che tra scalinate e salite come questa, alla fine è tutto un saliscendi e con questo caldo si suda parecchio. Di nuovo a Senigallia, ma prima di immergerci nuovamente nel Summer Jamboree, tappa alla gelateria Brunelli, che stando al Gambero Rosso è una delle migliori d'Italia. Granita al limone e basilico è un abbinamento decisamente particolare, ma anche molto rinfrescante. Da appassionato di motori io adoro queste cose. Questa è una Chevrolet Bel Air degli anni 50, ma per ora il resto del parcheggio è vuoto, le altre arriveranno nel corso della serata. Tra lezioni di ballo qua sotto alle mie spalle, colleghi, dov'è che è finito lì che fanno foto, e insomma vari stand, devo dire che qui al Summer Jamboree ci sono un sacco di cose da vedere. Che sono ovviamente tutti con prodotti a tema anni 40-50 americani, così come sono vestiti a tema anche tantissime persone che si vedono qua in giro, davvero molto figo. Sono tornato qua nella piazza dove ci sarebbero le macchine, dico sarebbero perché come vedete è ancora vuota, arriveranno più tardi, ma nel frattempo è arrivato questo gioiellino, una Jeep militare originale, ovviamente d'epoca, con tanto di soldati sopra. È una vera e propria figata. Come non detto, stanno iniziando ad arrivare e qui abbiamo un'altra Jeep. Quella di prima mi hanno detto del 1942, tutta restaurata, e anche questa deve essere sua compagna. Guardate che figata gli interni tutti rossi e neri di questa Bel Air. E la cosa secondo me sconvolgente di queste macchine sono le dimensioni. Perché forse in video non rende l'idea, ma questa macchina è lunghissima. E pensando alle città di oggi, ai parcheggi, al traffico che c'è oggi, girare con una roba del genere non deve essere per niente facile. Tra l'altro ho scambiato due parole con i proprietari di questa macchina, che sono olandesi, e mi ha detto il signore che ci hanno messo 24 ore per arrivare dall'Olanda fin qui a Senigallia. Chiaramente non in una tirata unica, sarebbe stato impossibile, comunque ci hanno viaggiato. E la sera, tra concerti e balli là alle mie spalle, il festival è più vivo che mai. Dopo una cena in trattoria, un giro al concerto e un'altra passata qua dalle macchine d'epoca, si conclude qui la mia seconda e ultima serata al Summer Jamboree. Ma prima di salutarci, due parole al volo su questa Instax SQ40 che ho potuto utilizzare in questi due giorni di Summer Jamboree a Senigallia. In realtà adesso sono già a casa, avevo registrato questa parte in hotel la mattina prima di partire, ma l'audio non si sentiva affatto, probabilmente avevo collegato male io il microfono, non lo so, ma ho dovuto rimediare. Tornando a noi, a livello di design la macchina è estremamente semplice, si accende ruotando la ghiera nella parte frontale, facendo un altro scatto alla ghiera frontale si passa alla modalità selfie e c'è solamente un pulsante, ovvero il pulsante di scatto, perché nella parte posteriore non c'è assolutamente nulla. Questo perché la macchina è completamente automatica, si accende, si punta, si scatta e ci pensa lei a fare tutto. Questo da un lato è un enorme vantaggio, in particolare per i principianti o per quelli che sono meno esperti di fotografia.
Dall'altro lato, per chi invece ha un pochino più di esperienza, la totale assenza di qualsiasi tipo di controllo in alcune situazioni è un po' un contro, secondo me, perché magari poter spegnere il flash, poter decidere di tenere un'esposizione un pochino più lunga, a volte potrebbe fare comodo. A parte questo, la qualità delle stampe è la solita ottima di Instax. Non avevo mai provato questo formato square e devo dire che mi è piaciuto molto, perché è la giusta via di mezzo, secondo me, tra il formato wide e quello mini. Comunque, se volete dare un'occhiata alla SQ40, vi lascerò i link qua sotto in descrizione. Io ringrazio nuovamente Fujifilm per l'ospitalità e noi ci vediamo alla prossima!